Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti a questo incontro. Io mi chiamo Rita Occhi Pinti e sono una fisica e lavoro nella redazione scientifica di Mondadori Education. Mi occupo di progettazione editoriale e di tutte quelle attività come questa che sono legate alla fisica. Gli autori raccontano è una serie di incontri organizzati da Mondadori Education per fare incontrare proprio i docenti interessati ad alcuni temi con gli autori delle opere che proponiamo quest'anno. Poi il libro di testo è lo strumento principale del vostro lavoro e quindi vuole essere un po' un'occasione anche per raccontarvi magari qualche retroscena, coinvolgervi in alcuni dei nostri ragionamenti e per farvi conoscere l'autore, che in questo caso è un vostro collega. E sono molto felice di presentarvi il professor Andrea Brugnara. Buonasera. Allora, Andrea Brugnara è un fisico teorico, ha un dottorato ed ha più di 20 anni insegna nei licei, insegna al Liceo Scientifico Copernico di Bologna. Il professor Brugnara e io ci siamo incontrati nel lontano 2016 e abbiamo iniziato questo lavoro che si è concluso quest'anno. Quindi abbiamo portato a compimento questo corso di fisica che si chiama Hubble con gli occhi della fisica per il Liceo Scientifico. Quello che vogliamo fare oggi è un po' introdurre un tema partire da un tema specifico che può essere utile per la didattica e poi raccontarvi qualche retroscena della progettazione e dell'opera. Punto di partenza un po' ecco, per introdurre l'intervento di Andrea Brugnara, volevo soffermarmi un attimo, poi gli lascio la parola, su alcune parole che nella nostra disciplina hanno un significato molto profondo, che sono legge, principio, definizione, risultato, e che a volte, non solo nella stampa generalista o divulgativa, ma a volte anche nei libri di testo, non sono maneggiate con la dovuta cura. Quindi vogliamo partire un po' da questa riflessione, da cosa significa definizione. E poi da lì fare un po', speriamo, un incontro che possa esservi utile anche nella vostra pratica didattica. L'ultima cosa, e poi lascio la parola ad Andrea, potete fare domande utilizzando la chat della diretta e gli attestati li trovate sul sito di Mondadori Education entro una settimana circa. Quindi io lascio la parola al professor Brugnara e ci vediamo poi dopo. L'intervento durerà circa 3 quarti d'ora e poi raccoglieremo le domande e le poniamo al professore dopo, alla fine della sua relazione. Quindi a più tardi, buon ascolto e buona presentazione a te, Andrea. Grazie, Rita, grazie per l'introduzione e grazie a tutti per essere venuti a questo incontro appunto che abbiamo organizzato con la redazione per presentare questo corso di fisica che esce, questo corso appunto di fisica che esce quest'anno in forma completa, era già uscito il biennio e quest'anno esce proprio l'opera completa. Come ha detto Rita, appunto, la presentazione di oggi, quando ci siamo chiesti assieme alla redazione, quale può essere anche uno dei tratti caratterizzanti di Hubble, di questo corso a cui abbiamo lavorato appunto a partire dal 2016, beh, sicuramente uno dei tratti caratterizzanti è quello di cercare di porre molta attenzione a quella che è una definizione, quello che è un principio, quello che è un risultato sperimentale, quello che è un risultato che viene da un conto, in modo da sottolineare il ruolo che hanno le varie affermazioni che si fanno. Perché questo? Perché boh, io ormai sono 20 anni che insegno nei licei e mi sono reso conto che molto spesso c'è della confusione e la fisica, a causa di questa confusione, diventa un insieme di affermazioni che di per sé non sono nemmeno sbagliate, non sto criticando il contenuto, ma che molto spesso non si riesce a capire che cosa sia quella che è la causa, da quello che è l'effetto, da quello che è una definizione, da quello che è un risultato. Quindi per i ragazzi diventa disorientante.
Questo diventa, secondo me, ancora più evidente nel momento in cui uno fa un confronto, un parallelismo con la matematica, e non sto dicendo che la fisica è matematica, no, sono due discipline scientifiche con metodi diversi e delle analogie. In matematica si pone, nell'insegnamento proprio della matematica, si pone una grandissima attenzione a quella che è una definizione, a quello che è un teorema, a quello che è un assioma. E questi sono scritti proprio bene nel libro. Pensiamo alla geometria, come è fatta, tutto è molto schematizzato in questa maniera. E un ragazzo ha sempre chiaro che un risultato viene come conseguenza di un ragionamento, ci sono alcuni risultati che non si dimostrano, che sono appunto gli assiomi, e poi dopo ci sono delle definizioni. E le definizioni sono specificate molto bene. Ecco, io in fisica questo non l'ho trovato. E penso che, non voglio dire farlo esattamente nello stesso modo perché non è né corretto e non è nemmeno, secondo me, possibile. Però creare una gerarchia di affermazioni è importante. Bene, e quindi la prima cosa su cui, diciamo, mi sono concentrato e che non credevo sarebbe stato così difficile, questa è proprio stata una delle prime difficoltà che ho trovato, sono le definizioni. Definire una grandezza fisica in modo corretto spesso è molto difficile, cioè quello che di cui mi sono reso conto proprio fin dall'inizio dei primi anni di insegnamento è che per i ragazzi, cioè, e anche per un insegnante, non è tanto difficile fare il conto matematico che porta a un risultato, quanto definire in maniera corretta una grandezza. Spesso le grandezze le definiamo così in maniera anche molto veloce, un po', vabbè, insomma, avete poi capito. Spesso anche i ragazzi tendono ad abbreviare, penso quando si parla della velocità, che dicono è lo spazio diviso il tempo, loro solitamente lo abbreviano in questa maniera qua, che insomma, poi quando si va a fare un problema, lo spazio di chi, lo spostamento di chi, il tempo quale, quindi. Ecco, questa precisione delle definizioni io ho notato, ma la velocità è ancora facile. Ci sono grandezze fondamentali, dopo vedremo tre esempi, che è molto più difficile definire e sulle quali io poi ho anche lavorato per cercare definizioni soddisfacenti che non portassero a dire, vabbè, un ragazzo dire, vabbè, insomma, alla fine supponiamo di aver capito. Quindi definire una grandezza è difficile perché spesso senza accorgercene arriviamo a fare definizioni circolari, quello che in matematica è il meccanismo che viene rotto attraverso i termini primitivi, cioè in matematica se pensiamo alla geometria, per evitare definizioni circolari a un certo punto si introducono dei termini che non possono essere definiti a meno di altri termini. In fisica non è la stessa cosa, però l'attenzione a evitare queste definizioni circolari ci deve essere comunque. Quindi bisogna dare delle definizioni, eventualmente strumentali, ma che non richiedano l'utilizzo della parola stessa. Un'altra cosa che ho trovato, sempre sulla definizione, è che non ci dobbiamo mai dimenticare che definire una grandezza fisica significa indicare un modo che permetta di quantificare in maniera oggettiva e univoca quella grandezza. Va benissimo per introdurre in maniera intuitiva il concetto, fare riferimento all'intuizione, però l'intuizione da sola non può bastare perché comunque sia è legata a un grado di soggettività che non può avere una grandezza fisica. Ok? Quindi l'intuizione può far capire che c'è una grandezza fisica in atto, dopodiché bisogna però trovare una maniera di attribuire a questa grandezza fisica un numero, e questo numero deve essere unico e oggettivo, okay? Quindi non deve dipendere chiaramente da chi lo esprime. E adesso io presento tre esempi che secondo me sono particolarmente significativi su su definizioni, affermazioni anche a cui siamo tutti abituati. Io stesso, quando ho cominciato a insegnare, bene o male, mi trovavo la riproposizione di queste affermazioni, ma che se ci si ferma un po' a pensare, effettivamente lasciano, come si può dire, una certa insoddisfazione. Allora, il primo esempio è piuttosto, come si può dire, emblematico ed è la definizione di sistema inerziale. È un argomento su cui tutti ci si passa e bene o male, nel corso così di questi anni ho trovato forse anche varianti, diciamo, di queste, ma sostanzialmente queste tre
cose ho trovato. La prima, e questo, insomma, vabbè, ne parleremo dopo delle varie critiche, un sistema inerziale è un sistema fermo che non accelera e non ruota. E questa l'ho trovata, di tutto quello che sto facendo, poi ho anche tutte le referenze, eccetera. Oppure la Terra è con una certa approssimazione un sistema inerziale, mentre un sistema fermo rispetto al Sole approssima molto meglio un sistema inerziale. E la terza, un sistema che diciamo è quella chiaramente su cui più diffusa, quella su cui bene o male tutti si trovano, è un sistema di riferimento inerziale, è un sistema di riferimento rispetto al quale vale il primo principio della dinamica. Adesso vedremo in maniera un po' critica questi tre enunciati. Allora, partiamo dal primo. Ecco, il primo, questo è quello forse più facile anche un po' da... Il moto, lo sappiamo tutti, è un concetto relativo, è sempre relativo, il moto è sempre di un oggetto relativo a qualche sistema di riferimento. Quindi dire che un oggetto è fermo, che un sistema è fermo, che non accelera, che non ruota, di per sé non vuole dire molto. Anzi, se non si specifica rispetto a chi, non vuole dire nulla. Quindi, proprio per il fatto che il moto è un concetto relativo, questa non può essere una definizione corretta, non, questa proprio non, benché in un qualche modo sembri facile e illuda che tutto sommato uno possa aver capito, non è per nulla una definizione corretta. Passiamo alla seconda, che potrebbe sembrare un po' una definizione empirica, cioè ti dico che cosa può essere un sistema inerziale, ti dico che ne puoi trovare uno migliore, però non ti dico che cos'è. Cioè, in questa frase, prendendo questa frase, non c'è scritto cos'è un sistema inerziale. Uno studente qui dice, la Terra allora è un sistema inerziale. I ragazzi lo sanno ripetere benissimo, e questa frase la ripeterebbero benissimo, però la Terra è un sistema inerziale, ma però il Sole è molto migliore, e in base a che cosa io posso dire che un sistema fermo rispetto al Sole è un sistema inerziale meglio della Terra? Non è una definizione di sistema inerziale. Perché allora se ne volessi trovare uno ancora migliore, che da qui lo so trovare, quindi anche questa non può essere una definizione. Okay. E ecco, una cosa importante è che questa frase in sé è vera, non è sbagliata. Ci sono tante frasi, io scrivendo questo corso, a cui per scriverlo ho fatto anche veramente una grossa ricerca bibliografica, eccetera, di ecco, ci sono tante affermazioni, mi sono reso conto che ci sono tante affermazioni vere, ma che non definiscono e che non, cioè che non portano a una definizione, non portano a un risultato. Questa affermazione è vera, ma non porta alla definizione di sistema inerziale. Bene, andiamo a questo punto alla definizione su cui bene o male tutti e anche io sostanzialmente concordo, cioè un sistema di riferimento, concordo fino, poi vedremo in quale maniera, ovvero un sistema di riferimento inerziale è un sistema rispetto al quale vale il primo principio della dinamica, o se preferite la legge di inerzia, di fatto sono poi sinonimi. E questo è quello che viene detto solitamente nella stragrande maggioranza dei casi. Ora, qual è un po' la critica che si può fare a questo enunciato? Cioè, questa critica, la critica non è all'enunciato in sé, è un attimo ragionare cosa vuol dire. Cosa vuol dire il primo principio? Cosa ci dice il primo principio della dinamica? Ci dice che la velocità di un corpo è costante se e solo se la risultante delle forze che agiscono sul corpo è nulla. Quindi, questo è l'enunciato, il primo principio, e se uno non cerca un attimo di tirare le fila del discorso, dice vabbè, quindi... Questo è un principio e vale solo limitatamente nei sistemi inerziali, ok? Quindi non vale sempre, ma vale se hai un sistema inerziale. Quindi quello che viene spesso anche proposto come passo in avanti rispetto al biennio è quello di dire al biennio hai imparato solo quello che è il primo principio della dinamica. Adesso ti facciamo vedere che esiste una classe di sistemi di riferimento che si chiamano inerziali e il primo principio della dinamica vale solo lì. Quindi andrebbe corretto l'enunciato del primo principio, perché è un principio o vale o non vale, non posso avere un principio che vale da una parte
cioè, come si può dire, devo stabilire quali sono i confini entro cui vale questo principio, anche perché non vale sempre. Quindi l'affermazione corretta sarebbe: in un sistema inerziale, non ovunque, ma rispetto a un sistema inerziale, la velocità di un corpo è costante se e solo se la risultante delle forze che agiscono su di esso è nulla. Questa frase di per sé è ancora ineccepibile, cioè nel senso è vero, ma se io metto insieme queste due, a che cosa arrivo? Arrivo a un risultato molto singolare, cioè l'insieme dei due enunciati equivale a questo enunciato qui. Rispetto a un sistema di riferimento in cui la velocità di un corpo resta costante se e solo se la risultante delle forze che agiscono sul corpo è nulla, ovvero in un sistema di riferimento inerziale, la velocità di un corpo resta costante se e solo se la risultante delle forze che agiscono sul corpo è nulla. Bene, è facile accorgersi che questa frase, che è il risultato delle due frasi precedenti, cioè mettendo insieme queste due, questa frase non contiene, non ha, è una frase vera, non si può dire che è falsa, però non contiene nessun principio fisico. Io avrei potuto dire, rispetto a un sistema di riferimento in cui l'accelerazione di un corpo resta costante se e solo se la risultante delle forze che agiscono sul corpo è nulla, l'accelerazione di un corpo resta costante se e solo se la risultante delle forze che agiscono sul corpo è nulla. Anche questa è una frase vera, ma non ha nessun, è tautologicamente vera, ma non ha nessun contenuto fisico. Questo, giusto così, questa era una frase che avevo trovato tanti anni fa e non mi ricordavo da dove, quindi questo incontro è anche stato per me un'occasione per ritrovare da dove questa citazione che mi piace molto, che è di Eddington, che Eddington è quello che ha scoperto, che ha dato la prima prova sperimentale della relatività generale di Einstein, che sintetizza, fa tutto un discorso, dopo c'è anche tutta la referenza nel caso la vogliate leggere. Fa tutto un discorso di presentazione appunto del primo principio e arriva a concludere che qualunque corpo continua nel suo stato di quieto e di moto rettilineo uniforme, tranne quando non lo fa. È praticamente la stessa cosa a cui sono arrivato prima. Spesso non ci si pensa, spesso anche in classe, spesso un po' perché uno non ha voglia poi di scendere troppo nel dettaglio, dice vabbè, ti dico che cos'è un sistema di riferimento inerziale, ti dico che il primo principio della dinamica vale nei sistemi inerziali, andiamo avanti. Però a me è capitato dei ragazzi brillanti che vengono a dire, ma c'è qua, sentono, i ragazzi sentono queste cose, capiscono che c'è qualcosa che non funziona del tutto. Bene. Allora, ci sono dei modi per uscire da questo giro vizioso e avere una definizione corretta di sistema inerziale da una parte e dall'altra un principio che abbia un contenuto fisico. L'argomento è molto dibattuto, è molto interessante, molto, difatti la fisica diventa, forse è più, come si può dire, porta di più ragionamento quando non ci sono dei conti che non quando ci sono tanti conti. Quindi c'è modo di aggirare tutto questo discorso? Beh, un modo che ho trovato, discusso in letteratura, ce ne sono anche altri, è questo, e questo io mi sono trovato molto bene, poi vi do anche tutte le referenze. Allora, che è come viene presentato su Hubble. Allora, si dà la definizione classica di sistema inerziale, che è quella appunto, un sistema inerziale è un sistema rispetto al quale un corpo su cui non agiscono forze resta fermo o si muove di moto rettilineo uniforme. Questa è una definizione corretta, non è perché comunque non parla di moti assoluti che non esistono, come ben sappiamo. Poi dopo si fa un ragionamento molto semplice riguardo al fatto che se un corpo si muove di moto rettilineo uniforme rispetto a un sistema, allora si muove di moto rettilineo uniforme anche rispetto a qualunque altro sistema che trasla a velocità costante rispetto al primo. Quindi, se un sistema è inerziale, sono inerziali tutti e soli i sistemi di riferimento in moto rettilineo uniforme rispetto al primo. Dopodiché viene fatta una spiegazione un po' critica, cioè, secondo me, e questo è quello che faccio anche io in classe, spiego. Cioè, con una certa critica, perché il primo principio della dinamica non può essere quello che avevo riportato prima. E quindi, perché deve essere modificato? Deve essere modificato perché non vale sempre. Un altro punto
importante è che il primo principio della dinamica, di fatto, se ci pensiamo, è un caso particolare del secondo, e questa è una domanda che salta sempre fuori, spesso anche i ragazzi me l'hanno fatta questa domanda, cioè se abbiamo un secondo principio della dinamica, perché dobbiamo avere anche il primo, dove di fatto sarebbe come il secondo per il caso delle forze uguali a zero? Quindi c'è una spiegazione critica del perché questo enunciato deve essere modificato, che è un po' quello che stiamo facendo. E poi c'è un risultato sperimentale che in un qualche modo si riaggancia a una delle definizioni di quelle che vengono proposte come definizioni prima. Il vero risultato sperimentale che cos'è? È che entro i limiti della precisione di uno strumento è sempre possibile trovare un sistema inerziale. La Terra è in assoluto un sistema inerziale? No, ma se conduciamo esperienze su piccola scala, su brevi durate, che utilizzano strumenti che non hanno sensibilità enormi, come potrebbero essere quelle di un laboratorio didattico, beh, di fatto la legge di inerzia, cioè il fatto che un corpo su cui non agiscono forze resta fermo, si muove di moto rettilineo uniforme, è ben verificata entro la precisione degli strumenti. Ricordiamoci sempre che la fisica è una scienza sperimentale, pertanto qualunque risultato è verificato entro la sensibilità degli strumenti. Se io però miglioro molto gli strumenti, miglioro l'apparato sperimentale, faccio esperimenti su tempi, su scale di tempo molto più lunghe, come può essere il pendolo di Foucault tipicamente, mi accorgo che la Terra non è più un sistema rigorosamente inerziale. Allora posso pensare di fare un esperimento prendendo un sistema di riferimento fisso rispetto al Sole e mi accorgo che con gli strumenti anche molto, molto, molto precisi, questo di fatto verifica la legge di inerzia. Quindi questo è vero che quindi questo approssima ancora meglio il sistema inerziale. Questo almeno entro la sensibilità degli strumenti che abbiamo oggi. Questo non esclude che un domani, con strumenti ancora più sofisticati, ancora più raffinati, si possa trovare un sistema che il sistema di riferimento del Sole non è inerziale, cioè gli strumenti che rivelano delle deviazioni dalla inerzialità del sistema solare. Questo non esclude il fatto che allora possa pensare di prendere un sistema di riferimento col centro nel centro della galassia, gli assi diretti verso le altre galassie e verificare che entro la sensibilità che ho raggiunto con i miei strumenti, questo sistema sia inerziale. Quindi, come posso sintetizzare questi risultati sperimentali? E questi sono risultati sperimentali e hanno un contenuto fisico. Il contenuto fisico è sostanzialmente è fissata la precisione di un esperimento, dell'esperimento, sono in grado di trovare un sistema di riferimento inerziale. La conclusione di tutto questo ragionamento è di fatto il contenuto fisico del primo principio, cioè che in natura esiste almeno un sistema inerziale. Chiaramente, se ne esiste uno, poi ne esistono infiniti, per quello che abbiamo detto prima. Quindi, il contenuto sperimentale del primo principio diventa questo. Qual è il vantaggio di questa cosa, di questo ragionamento? Che il primo principio non è più una tautologia in questa maniera, è legato a un fatto fisico ben preciso. E quindi l'enunciato non è più una tautologia, quindi un sistema di riferimento, come si può dire, il primo principio della dinamica non è più un corpo si muove di moto rettilineo uniforme, tranne quando fa diversamente. Quindi abbiamo un enunciato basato su fenomeni sperimentali e inoltre il primo principio della dinamica non è più un caso particolare del secondo. Questo enunciato non si ricava dal secondo mettendo somma delle forze uguale a zero. Quindi abbiamo un grosso vantaggio sulla correttezza, cioè l'enunciato è molto più corretto. E non si deve scappare via, cioè l'impressione che si ha quando si fa nell'altro modo è sempre che a un certo punto però scappiamo via, ok? Tanto poi facciamo gli esercizi rispetto a Terra, supponiamo sempre che la Terra sia inerziale per quello che facciamo, va bene. E non è sbagliato, la cosa che sto cercando di insistere è che non è sbagliato. Però non è, come si può dire, cioè è vero, però non è ben definito se io lavoro nell'altro modo. E c'è anche un vantaggio didattico. Perché? Perché didatticamente non è per niente più difficile raccontarlo in questa maniera. Bene o male, sono le stesse cose che vengono sempre dette. La Terra è un sistema inerziale, il Sole è ancora più inerziale. Il sistema rispetto al Sole è approssima ancora meglio un sistema inerziale. Però
viene ordinato, cioè c'è una gerarchia e una conseguente logica. Da un punto, logicamente, si passa a un altro e a un altro ancora. Quindi, questo, soprattutto se fatto, magari per tutto un triennio, se fatto se è un lavoro che viene fatto con i ragazzi, portando i ragazzi a ragionare sulle cose, permette di sviluppare veramente, io l'ho sperimentato su numerose classi, di avere un approccio critico ai principi della dinamica in questo contesto, poi vedremo anche in altri contesti. Quindi ci sono dei vantaggi dal punto di vista della correttezza e della didattica. Una cosa molto importante, secondo me, è notare che se confrontate le presentazioni che vengono usualmente fatte sul sistema inerziale e sui principi della dinamica, sono più o meno, finisce qua, cioè questo è già il paragrafo, è già il secondo principio. Quindi non è più lungo di quello che si fa solitamente, non viene richiesto di studiare molto di più, ma di studiare in maniera critica. E vi posso assicurare, io l'ho sperimentato e lo sperimento ancora, che i ragazzi, una volta che imparano a lavorare in questa maniera, non riconoscono, non vogliono più ritornare ad altre maniere, anche se loro sono bravissimi, cioè sanno ripetere le cose che gli si viene dette, però loro lo capiscono che un discorso fatto in questa maniera è strutturato, mentre un discorso fatto come viene fatto usualmente è molto, boh, lascia sempre qualche dubbio, qualche perplessità. Quindi vi ho fatto vedere i vantaggi sulla correttezza e sulla didattica. E ci sono altri due esempi che adesso vi faccio, e poi dopo, vabbè, poi passiamo alle due. Il secondo esempio è il calore, un'altra cosa molto, molto difficile da definire. Il calore, lo sappiamo tutti, la confusione calore-temperatura. Queste cose le sappiamo. Allora, molto spesso si trovano frasi di questo tipo qua. Il calore è quella forma di energia che fluisce da un corpo a temperatura maggiore verso un corpo a temperatura minore. Dal punto di vista fisico, questa affermazione non è sbagliata. Non è che stiamo dicendo una cosa sbagliata. Ed è quello che vi stavo dicendo all'inizio. Molto spesso diciamo insieme di frasi e affermazioni corrette che però non definiscono o non portano alle conclusioni che portiamo. Questa affermazione è corretta, ma se io poi gli voglio attribuire un numero al calore, non posso pensare che sia questa la definizione, perché questa definizione non mi permette di attribuire un numero alla grandezza fisica calore. Permette di avere un'intuizione di quello che è. Inoltre, quindi, non può essere una definizione nel senso fisico. Okay. In base a che cosa su questa definizione dico un corpo ha assorbito più calore di un altro? Non posso, non c'è modo. E un'altra cosa a cui io tengo particolarmente, perché secondo me è molto importante, crea un'anticipazione. Questa è un'altra cosa su cui noi abbiamo lavorato molto in Humble ed è un'altra cosa che io utilizzo molto a lezioni. A me piace che le scoperte vengano vissute dai ragazzi come scoperte, cioè come punti di arrivo, non come riaffermazioni, riapprofondimenti di cose che poi in realtà sapevo già. E se ci pensiamo, anche la storia della fisica è fatta in questa maniera. Cioè, inizialmente il calore non si sapeva che era una forma di energia e ci è voluto il lavoro non solo di Joule, ma di tanti altri fisici per arrivare alla conclusione del primo esperimento di Joule. Ovvero che il calore è una forma di energia. Ricordiamoci che per loro l'energia, per i ragazzi a questo punto, l'energia è solo energia meccanica. Okay? Stiamo parlando, quando introduciamo la calorimetria, l'energia è energia meccanica. E dato che loro tendono già di per sé a confondere fin troppo l'energia, cioè per loro ci sono un po' troppe cose, loro già confondono la forza con l'energia, eccetera, cominciare a dire il calore è una forma di energia, porta verso quella cosa per cui l'energia poi è tutto un po' una forma di energia. Ok, e quindi vabbè, a parte questo, diciamo, problema didattico, c'è anche che si perde un po' l'importanza della fisica come scoperta e l'importanza del primo esperimento di Joule, che è comunque un esperimento storico di grande rilievo. Spesso poi per definire quantitativamente il calore, perché giustamente uno dice, vabbè, ma questo è per darti un'idea iniziale, poi però te lo definisco quantitativamente e lo faccio utilizzando un calorimetro. Benissimo, che cos'è un calorimetro? Un calorimetro è un contenitore che non permette il passaggio di calore.
Che cosa abbiamo fatto alla fine? Alla fine più o meno stiamo dicendo il calorimetro non permette il passaggio di una cosa che non abbiamo ancora definito e useremo questo strumento per definire questa cosa. Okay. Alla fine il giro è un po' più largo, è abbastanza largo, se uno ci parla sopra chiaramente si perde un po', come si può dire, il punto di partenza, uno si fa un'idea intuitiva di che cos'è il calore. Però siamo a tutti gli effetti a un altro giro vizioso. Okay. Cioè è un giro vizioso. In particolare, se non abbiamo definito quantitativamente, non voglio dire qualitativamente, ma il calore, come possiamo dire che un contenitore non permette il passaggio di calore? Allora, questo vabbè, noi lo facciamo nell'unità 7, poi dopo quando faremo, dopo faccio vedere, vi faccio vedere anche gli indici, presento anche gli indici, faremo vedere alcune cose caratterizzanti del corso. Allora, innanzitutto, vabbè, il concetto di calore viene introdotto, ma senza parlare di energia, ok? È il primo esperimento di Joule che collega il calore all'energia. Quindi, il calore è introdotto come, cioè si parla di passaggio di calore al solito come qua, attraverso un'esperienza comune mettendo a contatto due corpi a temperatura diversa e la temperatura l'abbiamo già definita. Il calorimetro, questa può sembrare una sottigliezza, però non lo è secondo me. Viene definito non come un contenitore che non permette il passaggio di calore che non ho ancora definito, perché fatto così, ma come un contenitore tale per cui un corpo posto al suo interno mantiene la sua temperatura indipendentemente dalla temperatura esterna. Come vedete, sembra un dettaglio, ma non ho utilizzato la parola calore. Allora, in base alla definizione che ho dato intuitiva di calore, posso dire che non si verifica un passaggio di calore attraverso il calorimetro, ma questa non è più la definizione, diventa una conseguenza della definizione. Dopodiché utilizzo il calorimetro, a volte chiamato anche calorimetro delle mescolanze, per definire il calore, attribuendo un'unità di misura a una certa sostanza che aumenta la sua temperatura di un grado centigrado. Poi dopo, con l'esperimento di Joule, chiaramente farò vedere che quella che avevo chiamato caloria corrisponde a 4,186 Joule. Chiaramente, anche per fare gli esercizi, anche per i dati delle tabelle, già qui creeremo dopo una piccola anticipazione dicendo che nel sistema internazionale la caloria è sostituita dal Joule, che è l'equivalente, ma e questo chiaramente un ragazzo capisce che allora devono essere la stessa quantità in un qualche modo, però non entriamo nel dettaglio di dire allora è una forma di energia. Ci sono tante grandezze fisiche che si misurano con la stessa unità, ma non sono la stessa grandezza. Il momento meccanico di una forza e l'energia si misurano con la stessa unità di misura, uno è un vettore, l'altro uno scalare, quindi non necessariamente due grandezze che hanno la stessa unità di misura sono la stessa quantità fisica, che si possono misurare con la stessa unità di misura. Il vantaggio è che abbiamo una definizione operativa di calore, quindi che permette appunto di attribuire al calore un numero e viene data senza utilizzare la parola calore. E non occorre fare questa anticipazione in modo tale che poi quando si farà l'esperimento di Joule, il ragazzo, cioè secondo me è un ragazzo bello che lo viva come una scoperta, cioè guarda che punto d'arrivo a cui sono arrivato, cioè sono arrivato attraverso questo esperimento a capire che il calore, questa cosa così un po', questa specie di fluido, questa cosa che passa da un corpo all'altro per una differenza di temperatura, allora, guarda, è una forma di energia che può essere, che ha un equivalente meccanico. E come al solito, se voi ci guardate, la lunghezza non è più ampia di quella che viene fatta solitamente, semplicemente viene rimesso un po' in ordine e viene introdotta una specie di gerarchia di affermazioni, di livelli di affermazioni e risultati. Infine ce n'è un altro che mi piace molto, questo è stato il prossimo che vi presento, è la carica elettrica. Come vedete, cioè, sono le domande un po' più difficili. Se io volessi fare una, se volendo fare una domanda difficile a un ragazzo, mi chiedo, spiegami che cos'è la carica elettrica, non gli dico raccontami la legge di Coulomb, perché la legge di Coulomb alla fine si fa, la carica elettrica è un concetto un po' più sfuggente.
E questa forse è stata la prima volta che mi sono reso conto, ero proprio all'inizio, che mi sono reso conto che bisognava che lavorassi un pochino per cercare di avere delle definizioni più corrette e strutturate. Una cosa che si può trovare così è la carica elettrica è una proprietà delle particelle. Elettrone e protone hanno cariche uguali, ma di segno opposto. La carica dell'elettrone vale 1,602 per 10 alla meno 19 joule. Di fatto non c'è una cosa che sia falsa. Okay. Questo a volte viene anche, potrebbe anche essere sostenuto, poi magari se abbiamo tempo vi parlavo brevemente anche di quello, sul fatto che il sistema internazionale stesso utilizza l'elettrone per definire la carica dell'elettrone per definire il coulomb. Quindi, cioè, questo sembra anche supportare la definizione di carica elettrica in questa maniera. In realtà no. Perché un conto è avere dei campioni di unità di misura riproducibili, che è lo scopo del sistema internazionale, un conto è definire delle grandezze, sono due cose un po' diverse. Allora, prendiamo questa frase. Questa frase non definisce la carica. La carica è una proprietà delle particelle, vero, ma anche la massa è una proprietà delle particelle, quindi che cosa distingue la massa dalla carica? Che una segno positivo e l'altra segno negativo. Ci sono tante grandezze che hanno segno positivo e negativo, quindi non definisce la carica. Okay. Un'altra cosa, secondo me, molto, molto importante è come si fa a dire che l'elettrone e il protone hanno carica uguale o opposta se prima io non so misurare questa carica. Cioè, o questo diventa, come si può dire, un'affermazione vera di per sé, oppure c'è qualcosa che manca in tutto questo. Infine, questa definizione fa necessariamente riferimento a necessariamente bisogno dell'esistenza degli atomi e delle particelle. Chiaramente qualcuno può dire, ma sappiamo tutti che gli atomi e le particelle ci sono, c'è l'elettrone, c'è il protone, che male c'è? C'è esattamente come prima che si crea un'anticipazione. E uno dice, vabbè, però insomma è un'anticipazione da poco, però teniamo conto che quando hanno studiato la carica elettrica ai tempi di Maxwell non si conosceva mica gli elettroni e i protoni e soprattutto come hanno fatto a scoprire la carica cioè Millikan che ha fatto l'esperimento per misurare la carica dell'elettrone, come ha fatto a farla se non erano in grado di misurare la carica dell'elettrone prima? Quindi se uno vuole apprezzare la fisica come scoperta non può pensare di definire la carica elettrica così, pur essendo un'affermazione giusta. Allora, a volte, ecco, poi si trova anche questo, cioè questo era come era nel vecchio sistema internazionale, cioè prima della revisione del 2019, faccio riferimento a questo, alla legge di Ampere, mi ricavo l'intensità di corrente, ma poi uno chiede, e l'intensità di corrente che cos'è? È il rapporto tra la carica e il tempo, quindi torna sempre allo stesso punto di partenza. Questo, attenzione, non sto dicendo che è sbagliato, sto dicendo che un conto è fare una misura tecnica, cioè creare un campione riproducibile. E il motivo per cui era definito l'ampere come grandezza fondamentale era perché questo riprodurre questa quantità qui è molto più semplice che non andare ad avere un campione riproducibile di carica. Ok. Però non è una definizione non definisce l'ente carica. Bene, anche questo ho studiato, sono andato a prendermi i libri, sono andato a vedere che cosa aveva fatto Maxwell, eccetera. E allora, innanzitutto un metodo, questa è una possibilità, cioè pensiamo anche a Coulomb, che ha fatto questa legge, eccetera, insomma. Allora, innanzitutto, vabbè, i fenomeni di elettrizzazione li conosciamo, sappiamo come agiscono e ci possiamo prendere uno strumento, questo è l'elettroscopio a foglie che conosciamo tutti quanti, e attraverso questo strumento rivelare, attraverso un'azione meccanica, la presenza di uno stato di elettrizzazione. Ok? Questo semplicemente mi permette di trovare uno stato di elettrizzazione, possiamo trovare che esistono due stati di elettrizzazione opposti, eccetera. Dopodiché posso attraverso questo strumento costruire in una maniera non troppo diversa da quella che si fa col dinamometro un criterio per confrontare tra loro delle cariche elettriche.
senza dover fare alcuna ipotesi sulla natura dell'atomo, delle particelle. E prima che si sapesse che c'era l'atomo e le particelle, quindi quando, ai tempi di Coulomb, le cose venivano fatte poi così. Quindi una carica più grande dell'altra se apre di più le foglioline, una carica opposta dell'altra, eccetera. Infine, posso trovare un modo, qui l'ho elencato, insomma, per costruire multipli e sottomultipli di una certa carica. Quindi fissata una carica, posso fissare dei multipli e dei sottomultipli. Posso verificare sperimentalmente che la somma algebrica delle cariche create in questa maniera si conserva, quindi arrivo a un nuovo risultato fisico, ovvero la conservazione della carica elettrica. Questo è un fatto quindi sperimentale, non è una cosa che metto all'inizio la carica elettrica, si verifica che si conserva sempre. Prima la definisco e poi dopo faccio vedere che si conserva. Bene, quello che manca. Adesso, e questo è un processo molto simile a quello che avviene in geometria, ho imparato a creare multipli e sottomultipli di una carica elementare, quindi posso dire se una carica è doppia di un'altra, tripla di un'altra. Non mi serve sapere l'unità di misura della carica per arrivare alla legge di Coulomb. Io posso arrivare alla legge di Coulomb, posso verificare, avendo multipli e sottomultipli di una carica data, posso verificare che la forza tra due cariche puntiformi è direttamente proporzionale al prodotto delle cariche e inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza. Dopodiché, a questo punto, posso collegare la misura forza, la grandezza fisica forza, che ho già definito, alla carica elettrica. Quindi posso utilizzare la legge di Coulomb per definire un'unità di misura della carica, okay? Definendo appunto la costante di proporzionalità in un certo modo. Poi che a oggi, dopodiché è stato scoperto che la carica è quantizzata sulla carica dell'elettrone, quindi a oggi si prende la carica dell'elettrone come campione di carica, cioè che è definita esattamente come quel numero che avevo messo prima, è un fatto tecnico, cioè tecnicamente è la cosa, ma a oggi è la cosa più riproducibile che noi abbiamo di carica elettrica, ma non è la definizione di carica elettrica. E il vantaggio, anche questo, è che la carica viene definita in modo operativo, strumentale, quindi attraverso uno strumento, e soprattutto in maniera indipendente dall'ipotesi atomica, che è quello che è stato poi fatto anche storicamente. Cioè, storicamente la carica elettrica, l'atomo, la struttura dell'atomo non si conosceva. E di qui poi anche l'esperimento di Millikan, cioè Millikan ha misurato la carica dell'elettrone, se diciamo che l'elettrone ha una carica di 1,602 coulomb, che cosa ha fatto Millikan? E anche qui non è una trattazione più lunga, sono 2 pagine in tutto, non è una trattazione più lunga di quella che viene fatta solitamente, però è strutturata e uno ha l'idea di quella che è una definizione, quella che è l'unità di misura e quella che è una conseguenza. E soprattutto, ed è un'altra cosa a cui abbiamo tenuto molto in albo, abbiamo cercato di mantenere il percorso storico delle scoperte. Cioè, se l'idea di fondo, che poi io l'ho sperimentata, la sperimento tuttora, è che se le cose sono state scoperte in un certo ordine cronologico, in un qualche modo questo è anche un ordine più naturale per imparare le cose. Bene, è possibile fare un corso con tutta questa impostazione? Questo io è quello che faccio tutti i giorni da 20 anni, in un qualche modo. Cioè, poi chiaramente sono cose che ho imparato anche nel corso del tempo. Per me insegnare è anche un'occasione per imparare tante cose che non sapevo e per imparare anche attraverso le domande di interazione con i miei studenti come magari è meglio didatticamente introdurre una cosa in modo che sia interessante e non diventi semplicemente un elenco di frasi da riportare. Quindi l'attenzione a tutto il corso, ed è stato molto, cioè io ci ho lavorato veramente tanto in questo, assieme alla direzione, alla redazione, a evitare definizioni circolari o anticipazioni, come vi avevo detto. Una grossissima attenzione all'ordine temporale in cui sono avvenute le scoperte, in modo da valorizzare la fisica come scoperta di qualcosa, non come un insieme di affermazioni, frasi, cioè anche giuste di per sé, ma che non hanno una loro, come si può dire, un loro percorso.
e sottolineare quelle che sono le definizioni, i risultati sperimentali e le conseguenze in modo da migliorare. Io questo lo vedo veramente tanto, il processo logico-deduttivo dei ragazzi. Per questo motivo abbiamo anche strutturato l'indice, adesso vi avevo detto appunto che vi avrei mostrato l'indice, abbiamo strutturato un indice in questa maniera, ad esempio questa abbiamo classe terza, quarta e quinta, quindi in terza c'è prima nel ripasso dei moti si fa no, scusate, si fa la relatività galileiana, quindi prima le leggi di trasformazione, velocità e accelerazioni e dopo una discussione, vengono ripresi i principi della dinamica e discussi criticamente. In quarta, quello che vi dicevo, no, ecco un'altra cosa importante della classe terza, a cui tengo molto, prima la termodinamica classica e dopo l'interpretazione microscopica. Quindi la termodinamica dobbiamo sempre tenere presente, termodinamica classica, i principi della termodinamica sono stati scoperti prima che fosse definitiva, prima addirittura che fosse pubblicata la tavola periodica degli elementi, quindi devono valere indipendentemente da un'ipotesi atomica. Dopodiché è vero che studiando il moto degli atomi, scoperti gli atomi, studiando il moto degli atomi, fine dell'Ottocento, arrivo a creare un ponte tra quella che è la meccanica e quella che è la termodinamica. Quindi a me questa cosa, mi ricordo quando l'ho sentita la prima volta, sono rimasto molto colpito, molto impressionato, molto bella questa cosa che a un certo punto tutto quello che ho chiamato termodinamica in un qualche modo rientra dentro un altro capitolo che è la meccanica. E poi diventa un altro punto di partenza perché i limiti di questo diventano poi dopo quello che sono alcune delle cose che hanno portato alla meccanica quantistica. In classe quarta la carica elettrica viene definita in maniera indipendente dall'ipotesi atomica, come avevo detto prima, e in classe quinta, questo l'ho già fatto anche in un seminario, l'ho fatto anche in una presentazione a Roma, secondo me è fondamentale distinguere il flusso tagliato e il flusso concatenato. Poi, vabbè, questo magari ne parlo quando facciamo le equazioni di Maxwell, quindi c'è una grossa distinzione tra questi due casi nell'induzione elettromagnetica e secondo me è molto importante per capire poi la relatività. Tutta la parte di fisica moderna, questa è stata la parte forse anche più bella perché ho fatto una ricerca molto attenta sulle fonti originali, che sono tantissime, sono veramente bellissime e sono molto belle, non l'avrei mai fatto altrimenti forse. Quindi per me è stata anche una fortuna questa, è un'occasione per mettere alcuni punti che alcune frasi originali che secondo me sono molto efficaci per capire appunto come sono nate le idee della fisica moderna. Infine, abbiamo pensato di mettere la parte, diciamo, quella facoltativa, nel senso che comunque non è strettamente inerente all'esame, in un fascicolo che si chiama Frontiere della Fisica, in cui parliamo più divulgativo, un taglio più divulgativo, sempre però facendo anche riferimento alle cose della teoria, laddove è possibile. E abbiamo introdotto una parte che è di grande attualità, che è anche legata poi a parte del premio Nobel di quest'anno, sulla fisica ambientale, l'energia e il clima. E anche questo è un tema di grande attualità e interesse. Tutto questo, ribadisco, non troverete calcoli in più, perché non sono presenti dei calcoli più difficili. La mia idea è appunto che le cose non si debba fare ricorso a strumenti matematici diversi da quelli che vengono fatti. E però, secondo me, ma anche boh, secondo le esperienze che ho io in classe con i ragazzi, la trattazione diventa più corretta. Alla fine diventa anche più facile, perché una volta che uno impara la correttezza del ragionamento, ci sono meno cose da ricordare, stimolante, sì, e formativa. Questa è la mia esperienza. E niente, io ho cercato di metterla tutta dentro questo libro. Questa è la bibliografia da cui ho preso parte delle cose che ho messo qui e tanto le slide dopo ve le condividono, quindi le potete anche prendere successivamente. E così, questo è il corso, lo trovate sul sito di Mondadori e insomma il biennio era già uscito, adesso è una nuova edizione. È il triennio che invece è nuovo e appunto spero che vi piaccia con queste novità. Sicuramente è una proposta nuova. Bene,
Io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, passo la linea a Rita e resto a disposizione per le eventuali domande. Grazie, grazie mille Andrea, quello che sicuramente è risultato evidente. Io ormai dopo 5 anni di lavoro insieme, a me che è molto chiaro, ma adesso penso sia chiaro a tutti che sei uno speleologo di fonti autorevoli su qualunque cosa. Devo dirvi che il professor Brugnaro ogni volta che mi mandava un capitolo, mi mandava poi tutta la bibliografia, i riferimenti, ma esattamente questo dove l'hai letto e arrivava il riferimento bibliografico corretto. Quindi da questo punto di vista c'è un'attenzione sulla correttezza davvero molto grande da parte di quest'autore, devo dire, ma l'idea forte, l'idea diciamo che c'è proprio dalla genesi di questo progetto è stata dal primo momento. Troviamo sempre un modo per avere la correttezza e la semplicità, quindi trovare una mediazione che poi è possibile, come spesso Andrea ci ha spiegato, lui ha insegnato a noi e quindi è stata una cosa che abbiamo fatto insieme, è possibile. Dunque, intanto parto subito da un commento che c'è in chat, per cui se puoi tornare un attimo sulla definizione di calore. Subito dopo il calorimetro, quindi il calorimetro che viene definito senza utilizzare la parola calore, ma temperatura, che a quel punto è una grandezza nota, e poi quel passaggio, quindi dal calorimetro alla definizione di calore. Sto andando, non mi ricordo a memoria la slide, ecco questo qua. Cioè il passaggio il discorso è se il calore viene intuitivamente definito come quella grandezza fisica, non poi una volta si pensava appunto che fosse un fluido, vabbè, però è quel fenomeno fisico che si verifica nel passaggio quando metto a contatto due corpi a temperatura diversa, quindi il fenomeno prendo due corpi a temperatura diversa, li metto in contatto e vedo che dopo un po' di tempo hanno la stessa temperatura. E questo fenomeno si interpreta come un passaggio di calore da un corpo a un altro. Se io definisco il calorimetro come un contenitore dentro il quale un corpo non cambia la sua temperatura indipendentemente dalla temperatura esterna, allora in base alla definizione di prima posso dire che non fa passare calore. Quindi, collego, cioè, perché due corpi separati da uno contenuto in un calorimetro e uno fuori, mantengono quello interno, mantiene la sua temperatura. Quindi automaticamente il calorimetro non fa passare calore. Allora non è passato calore. Sì. Ok, un'altra cosa, un'altra domanda è appunto qui noi abbiamo visto alcuni capitoli, alcuni esempi tratti tutti dal triennio, ma un'altra grandezza fisica su cui c'è sempre un po' di confusione, mi viene in mente una cosa che hai detto, cioè che la fisica porta a pensare di più, me la sono scritta quando l'hai detta, quando non ci sono tanti conti da fare. E quindi una delle grandezze che spesso definiamo in maniera intuitiva è la forza, e spesso si fa confusione tra la definizione di forza e l'enunciato del secondo principio. Quindi, qual è una definizione corretta, ma facile, di forza? Allora, ecco, la forza è una grandezza molto, molto difficile in generale da definire. E la tentazione in cui si cade molto spesso è quella di dire la forza è il prodotto tra la massa e l'accelerazione. Anche su questo c'è scritto di tutto su questo argomento. Perché non si dovrebbe fare questo? Perché il secondo principio, se io definisco la forza come la massa per l'accelerazione, perdo la possibilità di fare previsioni in un qualche modo. Cioè, lo scopo del secondo principio sostanzialmente è quello di dire: conosco la forza che agisce su un corpo, ricavo la sua accelerazione. Ricavando l'accelerazione, ricavo la legge oraria, la traiettoria, eccetera. Ma se io definisco la forza, se io non conosco la forza in un'altra maniera, che cosa, cioè, come posso a questo punto prevedere il moto del corpo? Dato che per misurare la forza devo
lanciare il corpo. Quindi la forza deve essere possibile definire in una maniera indipendente dalla massa per l'accelerazione. Questo è anche un punto che avevamo visto a suo tempo. E ci sono anche articoli famosi appunto su questo, poi se qualcuno lo vuole me lo scrive e glielo mando. E per quanto sia attraente fare questa cosa, non sarebbe il caso di definire la forza come la massa per l'accelerazione. Oppure uno dice, ma se io non posso misurare la forza, per esempio, no? Per cui dice, vabbè, fai in fretta a definirla attraverso un dinamometro, attraverso la deformazione di un corpo, e come fai a misurare la forza con cui il Sole attira la Terra in questa maniera qui? L'unico modo che hai è quello che poi ha usato Newton, cioè misuri l'accelerazione centripeta della Terra e la moltiplichi per la massa. Quindi che cosa rimane a quel punto del secondo principio? Beh, il secondo principio, se uno ci pensa bene, è nel momento in cui io ammetto la validità generale, cioè che tutte le volte che un corpo sta accelerando in un sistema inerziale, sta accelerando, allora sul corpo c'è una forza. Nel momento in cui io misuro l'accelerazione, posso cominciare a ipotizzare l'espressione per la forza. Questo è quello che fa Newton fondamentalmente quando fa la legge di gravitazione universale. Dopodiché arrivo a scoprire che la forza, se io ammetto la validità del secondo principio, la forza è data da quell'espressione G per m1, m2 su r al quadrato, a quel punto conosco la forza, ho usato il secondo principio, ho usato la validità del secondo principio per ricavare l'espressione della forza tra due corpi celesti e dopo sono in grado di prevedere il moto di un qualunque altro corpo celeste. Il principio consente di fare previsioni sul moto, ma non è Esatto. una definizione. Non è la definizione di forza, diventa uno strumento per ricavarle. Se quel principio vale, allora, conoscendo l'accelerazione di un corpo, posso ricavare la forza che agisce, ma non mi definisce la forza. Ipoteticamente, se io potessi misurare la forza tra la Terra e il Sole con un dinamometro, verrebbe quel valore lì, insomma. Bene. Ok, come reagiscono i ragazzi a questo tipo di approccio? Allora, beh, i ragazzi sono. Loro sono. Allora, sul momento chiaramente può sembrare più comodo, più facile, più semplice, più immediato dire ho una serie di frasi che io ripeto, no? Quindi avere l'insieme di affermazioni vere, però che non portano mai alla definizione, piuttosto che non al principio, dà un'idea un po' di comodità e all'inizio così. Poi una volta, questo è quello che io ho sperimentato con tante mie classi, dopo un po' che si lavora in questa maniera, lo spirito critico si sviluppa e i ragazzi stessi si rendono conto che non riescono più proprio a capire dov'è l'inizio, dov'è la fine di un discorso se non viene fatto in una maniera di questo tipo. Cioè, se io comincio a dire la carica del protone è uguale, contraria a quella dell'elettrone, eccetera, così, dice sì, ma dov'è l'inizio, dov'è la fine, chi deriva da cosa, perché? Quindi sì, la mia esperienza è molto positiva, sono 20 anni che faccio così, quindi sono molto, molto contento di questo. Allora, se non ci sono altre domande, avete ancora un attimo se volete scriverne in chat. Io intanto vi ricordo alcuni, perché questo è il primo di alcuni incontri fatti con il professor Brugnara. Ce ne sarà, prevediamo due masterclass per gli studenti, quindi delle lezioni, degli incontri simili a questi, ma previsti in un orario, quindi previsti di mattina, in modo che volendo si può far collegare l'intera classe, sono rivolte quindi con target studenti, per gli studenti. Uno appunto che citava Andrea sulle equazioni di Maxwell, e uno sulla fisica ambientale, quindi 15 marzo e 5 aprile. Giorno 8 marzo invece trovate tutto sul sito di Mondadori Education e anche nella pagina del catalogo in cui si presenta il corso. Io, insomma, la redazione farà una presentazione più dettagliata proprio sul corso. Si chiama un'altra serie di incontri che si chiama proprio Le redazioni presentano. Quindi vi invito anche a quello. E insomma, quindi gli attestati, vi ricordo, li trovate sul sito di Mondadori entro una settimana. E vi auguro a tutti a questo punto buon lavoro. Vi ringrazio tutti quanti per essere stati qui a questo incontro. Grazie mille ad Andrea Brugnara e ci vediamo, spero, anche nei prossimi incontri che abbiamo previsto.
Va bene. Grazie Rita, grazie a tutti, buona serata. Ah, Grazie ecco, c'è un altro commento così last minute, scrive il professor Marco Ventura, a quale indirizzo email possiamo scrivere per chiedere gli articoli sulla forza? Andrea, rimetti un attimo mille. l'ultima slide dove c'è La il tuo prima. indirizzo email, esatto. Ah, la prima, ecco. Gli articoli sulla forza e la bibliografia sulla forza, eccola qui, indietro. Andrea Brognara, ecco quindi se avete bisogno. Andrea, se gli chiedete degli articoli, vi manda un sacco di roba bellissima da leggere. Questo ve lo dico per esperienza personale. No, ma cioè anche per me è stato in realtà tante cose le ho scoperte appunto facendo questo lavoro. Facendolo questo libro è Sì, stato. facendomi. Ecco, una cosa che mi fa piacere, che ho avuto la pazienza mentre lo scrivevo, punto per punto, di scrivermi la referente alla pagina. Quindi le cose che ho scritto in un qualche modo sono bene o male tutte tracciate per me. E questo ci è voluto un po' di pazienza, ma ne valsa la pena, secondo me. Sono contento. Bene, speriamo quindi, spero di rivedervi ai prossimi incontri su quest'opera. Grazie a tutti e buona serata. Grazie Grazie, Andrea. buonasera.